Bella a tutti ragazzi e benvenuti all'ennesimo episodio giornaliero della nostra videocarriera con il Fulham. Oggi c'è forse la partita più difficile in assoluto che noi abbiamo mai giocato da quando alleniamo il Fulham, cioè la partita contro la Juve nei quarti di finale di Europa League. Allora, dopo questa partita c'è un'altra partita stra difficile contro il Chelsea. Per adesso pensiamo alla partita contro la Juve e vediamo di non sbagliarla, perché sarebbe davvero un passo molto ma molto importante. Siamo in trasferta, giochiamo allo Juventus Stadium di Torino. Le maglie io terrei queste, secondo me sono quelle, vediamo, sì, queste qua. Tempo nuvoloso. Allora, sistemo la formazione, non andrò a sistemare la formazione usando i giocatori più alti di over naturalmente, ma proverò a mettere la formazione più forte con i giocatori più forti che abbiamo. La formazione è pronta, giochiamo con Meret in porta, Marerui, Umtiti, Capitan Hutchinson, ma anch'io, Saulo e Donsat a centrocampo, perché ho bisogno un po' più di cattiveria a centrocampo e meno qualità. Elionussi, Villalba, Milano e Valencia. Non potevo far giocare Raul Jiménez, ragazzi. Milano merita il posto da titolare. Juve Fulham, quarti di finale di Europa League. Dai, raga, dallo Juventus Stadium di Torino, Juventus Fulham, quarti di finale di Europa League. Si affrontano queste due squadre che non è la prima volta che si affrontano, perché il Fulham ha già affrontato negli anni passati, nella realtà, la Juve, è riuscita anche a batterla. E noi ci proveremo, raga, daremo il 100%, il 110% in questa sfida per fare tutto per battere una grande squadra come Juve. Sarà molto difficile, siamo in trasferta, proveremo almeno a segnare, perché sarebbe una cosa veramente fondamentale segnare in trasferta per poi giocarci il passaggio del turno in casa. Chissà come andrà, io sono sicuro che voi sarete qui al mio fianco. Non vi chiedo altro che lasciare un bel pollice in su per supportare la nostra squadra. Se ti fate per noi, fatemelo sentire. Incolate Andrea Pirlo che siede in panchina. È tutto pronto, si comincia. Buona partita a tutti e forza Fulham. Punizione Juve all'undicesimo minuto. La batte Carlitos Tevez. La mette dentro la pascia per la testa di Marchisio. La palla che sfiora la traversa e va sul fondo. Villalba. La palla è per Valencia che fa salire la squadra. Qui Saul gioca tutto di prima e molto bene anche. Ma anch'io davanti per Milano. La palla doveva essere per Elionussi. Arriva Milano, Milano, Milano. La mette dentro per Villalba che di testa non la prende. Arriva però Mario Rui, l'ex Empoli, la butta dentro per la testa di Villalba. Si tuffa e la prende facilmente Gianluigi Buffon. Attacca la Juve sulla fascia, la palla è per la fascia. Dentro poi chiude tutto Saul. Con i piedi Meret rischia, però riesce poi a servire anche con un pallonetto Donsa. Valencia, il cambio di gioco intelligentissimo per Elionussi che la mette giù con una magia. Elionussi uno contro uno, se ne va Elionussi con l'elastico. Elionussi accelera, Elionussi ancora lui. Elionussi rientra, Elionussi ha la palla sul sinistro, la palla deviata, peccato. Poi Milano prova a buttarla di nuovo dentro. La palla arriva ancora Elionussi che l'appoggia dentro, niente da fare, chiude tutto a Samoa. Saul chiude tutto, può lanciare Milano. Posizione regolare, da solo Milano. Milano può buttare la porta. Milano. Milano! Lucas! Milano! 1-0 Fulham! Contropiede del Fulham. La rete di Lucas Milano. Saul recupera una palla importantissima a centrocampo. Con astuzia, forza e un pizzico di fortuna. La palla poi davanti per Lucas Milano, che col destro non sbaglia davanti a Gianluigi Buffon. 1-0 Fulham, 27esimo minuto, settimo centro stagionale in Europa League naturalmente per Lucas Milano. Adesso dobbiamo stare attenti alla Juve, raga, perché fai tutto naturalmente per pareggiare. Qui tu chiude tutto bene Umtiti. Umtiti prova a lanciare lunga a Milano ma non ce la fa, perché viene anche fermato. Vediamo se arriverà forse il giallo per Morata. No, solo richiamo verbale. Occhio qui la Juve attacca. Marchisio d'esterno per Tevez. Tevez largo per Coutinho. Coutinho dietro, la palla per Evra. Sale la Juve e attacca Evra. Evra dentro per Marchisio. Marchisio, Morata, Tevez, La Pache, Asamoah. Attenzione, poi la chiude. No, no, non è fuori gioco, niente da fare. Sì, è fuori gioco, ottimo. Uno contro uno, Elionussi. Elionussi, ottimo. Può lanciare ancora Manchio. Manchio se ne va sulla faccia. Manchio va cross dentro per Milano che non ci arriva stavolta. La Juve è un po' in confusione, tanto che ha talmente tante qualità nei suoi giocatori che potrebbe affondare un momento all'altro. Qui stiamo attenti a Morata. Dentro per Asamoah, palla fuori. Doveva essere forse anche fuori gioco. Sì, infatti è così. Villalba dentro per Valencia. Valencia dentro per Milano. Milano può andare. Milano un po' di spazio. Milano viene fermato da Pogba. Ma c'era un fallo precedente un nostro giocatore. Quindi calcio di punizione. Donsa corto per Saul che prova a girarsi. Saul in aria. Saul la mette dentro. La palla arriva a Villalba. Il brutto tiro. Il brutto tiro. Brutto tiro di Villalba parato da Buffon.
Marchisi in avanti per Asamoah. Asamoah chiude tutto Hutchins, sono fortunato per Asamoah. Asamoah ancora lui, occhio qua al buco. Morata dentro per Tevez. Meret con i pugni. Forse era fuori gioco anche qua. Sì, infatti è così. Difesa ottima quest'oggi, la linea difensiva perfetta della squadra di Mr. Kundis. Finisce qua il primo tempo, 1-0 Fulham, clamoroso allo Juventus Stadium. Non stiamo meritando proprio la vittoria, ma stiamo facendo una gran gara, ragazzi, da dirlo. Bonucci per poco non si fa fregare la palla da Villalba, però rimessa laterale Fulham. Torna indietro Villalba, saggiamente da Mario Rui. Poi il Cagliaritano, in avanti per l'argentino Villalba, che se ne va come al solito con una grande finta. Villalba fino in fondo, Villalba, Villalba fino in fondo, la mette dentro per Melano che non ci arriva, la palla arriva fuori ad un sacco, la prende Pogba, poi Valencia il tiro, Buffon il tiro al volo di Melano, palla fuori, non ci posso credere, non era neanche fuori gioco, incredibile. Erroraccio questa volta di Lucas Melano, uno dei pochi errori della sua carriera col Fulham. E Lionussi lotta contro Isla, la palla è dentro, Hutchinson in testa, Saulo prova a prolungare, ce la fa. Melano con l'esterno, la palla è per Valencia, Valencia, numero di Valencia, perde palla su Marchisio, poi la recupera Saul. E Lionussi dentro per Valencia, Valencia lancia avanti per Melano, 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 fortunato, Melano non ci arriva, peccato. Saul centralmente, la palla è larga per Manchio, Manchio può far dare Lionussi, può iniziare a regolare, Lionussi fino in fondo, il norvegese, e Lionussi prova ad entrare in aria contro Evra, viene fermato con un fallo, quindi calcio di punizione per i ragazzi di Mr. Kundis. E Lionussi la butta dentro sul secondo palo per Melano che non ci arriva, la palla arriva fuori, Amare Rui, cosa fai, perché non la prendi? Parte Coutinho, palla dentro per Pogba, col tacco, Llorente, Llorente, larga, la palla per Pirlo, ancora Llorente, Meret si oppone molto bene. Triplice cambio per noi, entrano Bentaleb, Mopai, Martinez per Melano, Dunsa e degli Onus. Mancano più o meno 10 minuti alla fine della partita. Pogba dentro per Chiellini, Chiellini per Coutinho, dentro la palla per Marchisio, Meret si oppone ancora. E adesso è assedio Juve, raga. Calcio d'angolo, la palla è dentro, esce Meret, non esce, Barzai la mette fuori. Chiellini dentro per Coutinho, la palla per l'arca per Pogba, Meret con le mani la mette in calcio d'angolo. E finisce qua, raga, non ci posso credere, andiamo a vincere la Torino. Andiamo a vincere la Torino, 1-0. Assedio Juve nel finale, ma siamo riusciti a portarla a casa. Sono stati fortunati, se da dirlo, perché la Juve magari meritava sicuramente il pareggio. Ma ogni tanto serve anche noi un po' di fortuna. Vinciamo questo quarto di finale di andata di Europa League. Al ritorno sarà tutta un'altra storia, perché la Juve verrà col coltello tra i denti per vincere quella gara. Allora, dopo la sfida contro la Juve, vinta con fortuna e determinazione, andiamo a sfidare il Chelsea. Partita molto ma molto difficile, siamo ancora in trasferta, seconda partita in trasferta consecutiva, tempo sereno. La formazione la sistemo, raga, perché abbiamo bisogno davvero di giocatori un po' più freschi. Raga, svolta epocale. Odegaard è cresciuto, è un 70, è cresciuto anche Roberts, è cresciuto anche Ta. Mamma mia, che goduria. Chelsea Fulham, andiamo al match. Dai, raga, proviamo a far bene contro il Chelsea. Chelsea Fulham allo Stamford Bridge. Partita difficile per i ragazzi di Mr. Kundis, che vengono dalla sfida di Europa League vinta con fortuna, con un po' di culo, ragazzi, a dirlo, perché serve, serve, ogni tanto serve. A volte siamo sempre sfortunatissimi. E quest'oggi andiamo a sfidare il Chelsea, terzo in classifica, il Chelsea di José Mourinho. Quindi sarà una sfida José Mourinho versus Mr. Kundis. È tutto pronto, direi di non perderci più in chiacchiere, in quanto Nabil Bentaleb che torna in campo. E si può cominciare, buona partita a tutti. Diego Costa dentro per Hazard, Sille se ne si oppone, poi Diego Costa alla fuori. Matic la mette dentro, chiude tutto, rischio, poi bravissimo Sergio Oliveira, non la riperde, Hazard, William, larga per Ramirez, chiude tutto Bentaleb, bravissimo, può far ripartire subito il Fulham. Maupai dentro per il piccolo Martinez, Martinez per Maupai, sono i due piccoletti che giocano avanti quest'oggi. Maupai, Martinez, Martinez, il lancio avanti per Maupai, che non ci arriva mai, anche arriva. Corre William sulla fascia, la palla dentro, Matic si gira molto bene, Matic, ancora lui, Matic, la parata di Siles, la palla dov'è? Fuori. Col tacco per Diego Costa, ancora Siles. Hazard dentro per Oscar, la parata di Siles. Raga, siamo quasi a fine primo tempo e Courtois non ha ancora visto un giocatore del Fulham. Bentaleb dentro, la palla per Martinez, l'appoggia per Sergio Oliveira col destro. Adesso ha visto la palla Courtois. Martinez, Martinez può andare in corso, Martinez, 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 fermato. Con un fallo però fermato, quindi calcio di punizione, abbiamo Sergio Oliveira da lì. Sergio Oliveira, giro!
Palla fuori di pochissimo, peccato! Sergio Oliveira la alza molto bene per Martinez, che prolunga per Maupai. Un po' di spazio Maupai, può andare, Maupai. Maupai se la porta sul sinistro, Maupai. Non è il suo piede, infatti la perde male. Burn chiude tutto molto bene, poi riesce a lanciare anche il suo compagno. Può andare Martinez, corre Martinez, fino in fondo, Martinez, salta l'uomo, Martinez con la punta riesce a prolungare per Robert. Può andare il piccolo Robert, fino in fondo, Robert va al cross dentro per Maupai che non la può prendere mai. Willian la mette dentro, salvataggio di Odegaard. Maupai riesce a prolungare per Martinez, può andare il Fulham. Martinez, il piccolino, Martinez. Piccolino perché sono due nani in attacco. Entrato Higuain nel Chelsea al posto di Diego Costa. Per noi invece, scusate, mi ero già dimenticato, sono entrati Raul Jimenez e Melano per Odegaard e Maupai. Higuain in aria, Higuain chiude tutto Bellerin. La palla va Sergio Oliveira tra le linee, riservire poi Melano. Melano dentro per Robert. Robert uno contro uno, può andarsene Robert sulla fascia, vuole andare al cross come al solito. Robert appoggia dietro per Bellerin che va al cross dentro per Bentaleb. Palla alta. C'è stata una deviazione, quindi calcio d'angolo. Batte Roberts, anzi Sergio Oliveira la mettendo per Burn, palla alta ancora. Sergio Oliveira dentro per Raul Jimenez, appoggia per Melano. Melano prova la botta alla distanza, la parata di Courtois. Finisce con la partita 0-0, ce ne va a prendere un ottimo pareggio contro il Chelsea allo Stamford Bridge, raga. Lo so che stanno arrivando magari troppi pareggi in campionato, ma stiamo affrontando delle partite molto difficili in questo periodo. Sono sicuro che ci rifaremo, ma non possiamo di certo lamentarci per un pareggio allo Stamford Bridge contro il Chelsea. Allora, in classifica siamo al quarto posto, 59 punti. Primo il Manchester City, poi il Tottenham, Chelsea, noi e poi l'Arsenal. In fondo alla classifica, Burnley, West Ham e Crystal Palace. Raga, io spero che anche questo episodio vi sia piaciuto e come al solito vi chiedo di lasciare un bel pollice in su per supportare la serie. Un bel commento facendovi sapere cosa ne pensate di queste due partite. Mi raccomando, se non avete ancora fatto, iscrivetevi al canale, condividete il video su Facebook perché è molto importante per aiutarmi a crescere, aggiungete le fritti, passate nei miei social che trovate qui sotto in descrizione e noi ci vediamo al prossimo video.